Buongiorno e benvenuti ad un nuovo video. Non vedo proprio l'ora di parlarvi di una serie di espressioni molto particolare. Si tratta di espressioni che vengono usate comunemente nella lingua parlata, ma che hanno un significato diverso da quello letterale. Si tratta di espressioni idiomatiche. Ogni lingua ha i suoi modi di dire un po' particolari e sono entrati così a fondo nel linguaggio parlato di tutti i giorni che le persone le usano anche senza sapere da dove vengono. Oggi vorrei elencarvi alcuni dei più comuni modi di dire italiani. In bocca al lupo. In bocca al lupo si dice quando si vuole augurare buona fortuna. La maggior parte delle persone risponde crepi. Il lupo. Ma perché si dice così? Si riferisce all'usanza delle mamme lupo di tenere i propri cuccioli per la collottola e di portarli in giro nella loro bocca. Quello infatti era il posto più sicuro per i cuccioli di lupo. È per questo motivo che quando dobbiamo rispondere a in bocca al lupo dovremmo rispondere viva il lupo, dal momento che ci stiamo augurando che il nostro protettore viva il più a lungo possibile. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora si usa quando si è impazienti che qualcosa avvenga. Non vedo proprio l'ora di incontrarti. Non riesco proprio ad aspettare. Il significato è questo. Da cosa deriva? Molto probabilmente si riferisce agli antichi condannati a morte che, prima di venire giustiziati, venivano incappucciati. Per via del loro cappuccio non potevano vedere l'ora della loro morte. Sputa il rospo. Sputa il rospo si dice quando vogliamo dire a qualcuno di rivelare una verità un po' scomoda o di dire qualcosa che ci sta nascondendo. L'espressione sputare il rospo probabilmente si riferisce a un'antica credenza secondo cui mangiare le rane o i rospi era velenoso. La scienza ci insegna che esistono veramente dei rospi velenosi, ma a parte questo, comunque avere un rospo in bocca è qualcosa di molto spiacevole. Ed è per questo che quando si sputa questo rospo è come se si cacciasse qualcosa di fastidioso e di non piacevole. Un altro modo di dire che riguarda il rospo è ingoiare il rospo. Un significato molto simile perché si tratta di mandare giù, di accettare una cosa o un argomento molto spiacevole. Ingoiare il rospo vuol dire infatti accettare anche per forza, molte volte, un qualcosa che non ci piace poi così tanto. Cavare un ragno dal buco. Di solito questa espressione si utilizza al negativo, non riuscire a cavare un ragno dal buco. Cosa vuol dire? Non riuscire a fare assolutamente niente di quello che ci si è prefissati. Si rifà all'azione concreta di togliere un ragno da un buco, un qualsiasi buco della casa che stiamo pulendo e che non riusciamo a pulire. Si riferisce all'abitudine dei ragni di annidarsi nei buchi più stretti della casa. Prendere un granchio. Prendere un granchio significa fare un errore madornale, un errore gigantesco. Conosciuto in molte parti d'Italia anche con prendere un gambero, si riferisce al fatto che quando si pesca usando la canna da pesca, un granchio è una preda molto inutile se non dannosa. I granchi infatti hanno la bruttissima abitudine di rompere la lenza con le loro chele. Questa era l'ultima espressione di oggi, spero che vi siano piaciute e che le abbiate trovate interessanti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Una serie di espressioni molto belle. Espressioni. Non vedo l'ora. Un capello. Prende come preda un ramo. Sott'acqua, un ramo, male.
Abbiamo finito di passare l'aspirapolvere? Tum tum parì! Tum tum!